È stato presentato a Padula, nella sala consiliare della comunità montana Vallo di Diano, il primo numero del giornalino L'Oro del Vallo di Diano, organo di informazione della consulta studentesca valdianese. Oltre ai componenti della consulta studentesca e al presidente della comunità montana, Raffaele Accetta, all'incontro hanno preso parte tra gli altri docenti facilitatori, i componenti della consulta dei genitori, il referente della città educativa Vallo di Diano, Gennaro Gonnelli, e i coordinatori editoriali Angelo Sica e Lucio Mori. Sicuramente sono loro il vero, diciamo, non solo metallo prezioso, ma anche il futuro del Vallo di Diano. E quindi a noi ha fatto veramente tanto piacere che da questa iniziativa si sono dedicati totalmente a questa attività di scrivere questo giornalino, e hanno loro anche scelto il logo che rappresenta bene quello che è stato un po' il nostro intendimento, cioè quello di mettere insieme questi ragazzi nella consulta dei ragazzi e far sì che si potessero confrontare tra di loro, anche con le loro esperienze, insomma, tra i vari istituti, e portare anche, perché no, insomma, la loro voce nei propri istituti agli altri amici, agli altri ragazzi. Abbiamo voluto dare anche una testimonianza sociale. Il giornalino di per sé è un qualcosa che veniva fatto già negli anni 60, ma con i tempi di oggi, con le nuove necessità, abbiamo voluto dare la testimonianza anche ai ciechi, ai ipovedenti. I ciechi, mediante il titolo L'Oro del Vallo in Braille, agli ipovedenti con la scrittura ingrandita, e consente anche allo studente portarla a casa, farla vedere ai genitori. Ci sarà senz'altro anche i nonni, che potranno leggere così il giornalino fatto dai loro nipoti. È stata un'esperienza bella, costruttiva, e i ragazzi hanno avuto modo di confrontarsi e di confrontare le esperienze vissute nelle varie scuole, fra scuole medie e istituti superiori. Noi abbiamo la fortuna di aver avuto un docente facilitatore, la professoressa Morello, che ha trascinato e ha coinvolto i ragazzi in questa esperienza. Un modo per far sentire le loro idee, per far sentire, per far arrivare le loro iniziative. E di qui a venire, insomma, ci sono tante altre belle idee che, insomma, sono già in cantiere. A breve, insomma, il gruppo redazionale valuterà gli articoli sul tema proposto, e quindi continueremo su questa scia. Io mi auguro che questo sia l'inizio di un bel percorso, e noi siamo qui chiaramente a dire grazie ai ragazzi e ai promotori della progettualità.